fragoline, nuovo shopping, questa volta saldi. Ovviamente in questi 2 mesi ci sono i saldi, vedete solo i video shopping che faccio. Questa volta ci sono ricascata di nuovo e, come avete già letto dal titolo, ho acquistato da Carlita Dolce. Io spero che la GoPro riesce a inquadrarmi. E inquadrare tutto. Allora, ok, non so quanti minuti, di sicuro vi mostrerò quello che ho comprato. Comunque, questa è la scatolina e il pacco che mi è arrivato. Ormai questa sarà la settima volta che acquisto da Carlita Shop e cioè, sinceramente, io con i suoi gioielli mi trovo veramente, veramente bene. Per cui vi faccio prima vedere cosa ho acquistato. Non ho resistito perché io seguo una ragazza su YouTube che si chiama Elisa. Ovviamente non mi ricordo il canale tutto insieme. Comunque, quando vedevo le sue storie su Instagram, anche lei ha comprato questa cosa di Carlita, che adesso vi farò vedere qual è. E alla fine, vedendo sempre le sue storie, mi ha convinto e ho detto, vabbè, dai, la prendo anch'io. Comunque, questo, che adesso vi faccio vedere, è il pacco. Non so se si vede, è il pacco confezionato. Ovviamente scrive nel pacco il nome e vabbè, vi ringrazia. Non è la prima volta che acquisto. Questa volta ha cambiato, diciamo, ha messo dentro la carta, per cui a me me l'ha data verde, a me, cioè, mi piaceva di più rosa, però vabbè. Questa GoPro si spegne ogni 2 secondi. Allora, dentro trovate la cartolina del sito e dei suoi social e dietro trovate grazie per aver acquistato su Carlita Shop Carlita. Cambia solo la cartolina, cioè la foto e basta. Adesso spacchettiamo insieme perché sto morendo di caldo, ci saranno almeno 40 gradi. E giuro, sto sudando. Ok, per cui di sicuro ci saranno le goccioline che scendono sulla faccia. Allora, spacchettiamo insieme. Non l'ho ancora aperto. Volevo aprirlo insieme con voi. Ok, siccome la confezione era molto carina, mi dispiace romperla. Io sono fatta così. Quando le confezioni sono molto carine, è difficile. Per cui dentro vediamo cosa c'è, cosa ha messo. Allora, queste, che casino, queste qui che saranno, diciamo, tutte le creme, tutte le cose che ti spiega, le cose che ovviamente lei vende, i volantini. Però credo che queste sono nuove, le ha messi proprio nuove. Poi ha messo i campioncini, giustamente. Stranamente ne ha dati due in più. I campioncini. Scusate se mi giro, ma non posso appoggiarlo davanti e poi sta cosa si spegne. Comunque, i campioncini sono questi qua, che io ne ho praticamente l'infinito e oltre, e a me piacciono troppo. Bio bagnetto, corpo e capelli, albicocca, calendole, camomilla. In teoria questi per i bambini. Non so se va bene, se si vede, spero di sì. Questo è il primo campioncino, poi c'è l'altro campioncino Oro Corpo Gold Boy, body di Eterea, e sta cavolo di GoPro, questo, non so se si vede ma spero di sì. Poi Organ Caffè,
caffè espresso faccia maschera della Dr. Organic. La prossima volta giuro che registro col cellulare perché è un continuo che si spegne. Ah, Madonna, lo schermo, perché sennò io è un continuo che non riesco a vederlo. Vabbè. Allora, grumi di Sicilia, latte corpo energizzante. E questo è il campioncino. Ovviamente i campioncini, vabbè, li proverò e poi vi farò sapere. Comunque sta subendo. È un'attiva, cioè proprio registrare quando ci sono 40 gradi a luglio, sinceramente, vabbè, voi questo video lo vedete in agosto, però infatti ho acquistato a luglio. Comunque, questo è il pacco dentro. Io ho acquistato solo due cosine. Vi faccio vedere cosa ho acquistato, che sono queste due cose. Non volevo spendere tanto, anche se vabbè, una di queste era in promozione e ho speso praticamente 80 euro e qualcosa. Ho preso le cose che più mi piacevano e più non lo so, mi convinceva a prendere queste due cose e adesso vi faccio vedere cose. Allora, questo sono i pacchettini, sono fatti così. Adesso li apro tutte e due e ve li faccio vedere così me non sto lì a aprirli. Ok, allora, questo lo apriamo. Sinceramente volevo provare a acquistare di nuovo dal suo sito, ma non sul fatto delle creme, di quello che vende, perché sinceramente ho visto molte persone che comprano da altri siti che sono uguali, identici praticamente, gli stessi prodotti, però il prezzo è ottimo. Invece lei praticamente dovete spendere 50 euro per la spedizione, che ce l'avete gratuita. E sinceramente è un po', diciamo, troppo, anche perché il massimo sarà 100 euro in totale, più o meno, per le cose che vuoi comprare dal suo sito. Invece sugli altri siti, secondo me, risparmi di più. L'unica cosa che conviene sono i gioielli, che adesso ve li faccio vedere. Infatti non li ho aperti, li apriamo insieme. Allora, spero che mi va, perché a parte che si allarga. Questo è l'anello e c'è il certificato di garanzia. Stranamente me l'ha messo, perché tutte le volte che acquisto da lei e compro i gioielli non ce l'ho mai dentro. Infatti, ad esempio, questi orecchini qua sono sempre sul suo sito. Lo apriamo insieme, c'è sì, il certificato, e è più bello quando, diciamo, lo mette dentro. Questo è il primo. E invece questo è l'altro anello. 80 euro due anelli. Calcolate che questo anello col cuore è in promozione, ovviamente a luglio, voi lo vedete un po' più tardi. Però credo che le metteranno, che adesso vi farò vedere bene l'anello, tutte e due, ovviamente sempre il certificato. E questi qua sono i due anelli. Allora, questo qua l'ho pagato 33 euro invece di 44 e qualcosa, se non mi sbaglio. Adesso non è che mi ricordo bene i prezzi. Invece l'altro, se non mi sbaglio, sui 44 euro più o meno. Più o meno, siamo lì. Il primo anello è questo qui. Spero che si vede. E da vederlo sembra molto carino, carino. Lo puoi allargare e stringere. Diciamo che forse a me mi va bene qua, però sì, lo puoi allargare, solo che allargare dopo diventa un po' troppo.
È un po' troppo piccolo, diciamo. È il bello che ho le dita piccoline. Pensavo che anche se la misura era giusta, cioè in senso, se lo allarghi è meglio, però non lo so. Vediamo dove metterlo perché ormai ho 10.000 anelli e sarà un po' difficile. Comunque è carino, l'ho visto ed è molto carino, che è questo qua. Non è male come anello. Pensavo che gli anelli, che ovviamente si allargano, che riesci ad allargarli te, dovrebbero in teoria entrare in tutti. Però, a parte che calcoliamo il caldo, calcoliamo che sì, che la mano poi diventa un po' gonfia, per cui anche lì, certe volte faccio fatica anche a mettere questi anelli qua, anche per il caldo. Comunque, questo e l'altro anello, che wow, mi piace. Questo non riesco ad allargarlo. Sarà difficile tenerlo. L'unico è metterlo qui. Se si vede. Siccome a me piacciono gli anelli, che poi questa richiesta l'ho fatta io a Carlita. Io ho detto se, adesso non mi ricordo, credo un anno fa, io ho detto a Carlita se faceva anche gli anelli. Infatti poi alla fine, grazie a Carlita, sono riuscita a, diciamo, a dirgli di farmi gli anelli. E sono molto belli. Sono carini. Questo però non riesco a allargarlo, non lo so. Questo qua è un po'. Non si allarga tanto facilmente, non lo so. Un po', vabbè, dopo guardo. Comunque, infatti, non mi ci sta sia su queste che sugli altri. Comunque, boh, lo metterò dove riuscirò a farlo stare. In teoria ci sta qua. Vediamo. Comunque non è male, è molto carino, mi piace. Infatti, come dicevo prima, questo anello l'ho visto da Elisa che ce l'aveva su. E tutte le volte che vedevo le sue storie, vedevo questo anello, l'ho detto no, lo voglio anch'io, basta. Volevo prenderlo. E alla fine l'ho preso. Non sono riuscita a dire no, non prenderli. E questa volta ci sono ricascata di nuovo. Con i gioielli, questa volta però ho preso cose utili e gioielli, non cose che praticamente, ad esempio, creme così che ho notato molto sul sito anche degli altri che costano meno che a confronto sul sito dove lo vendono lei. Però per il momento mi trovo bene, anzi, volevo acquistare la felpa. Le magliette che vende, che l'avevo acquistata mi sembra 3 anni fa e mi sono trovata bene, solo che dopo un po' a furia di andare di qua, di andare là, come sono fatta io, mi si è un po' rotta e allora, cioè non è che sia rotta, si è un po' bucata e mi dispiaceva, allora alla fine la volevo comprare. Infatti in questi mesi la comprerò e poi farò una bella spesa sul sito, anche perché su Carlita adesso ci sono tantissime novità che avrà fatto, cioè praticamente ha fatto altre collane per tipo ciondoli, chiamangeli, tutte quelle cose lì. E ci sono tantissime novità sul sito. L'unica cosa che vi consiglio è di comprare, ad esempio, le creme, tutte le cose di Alchemilla, di Nakomi, praticamente di questo genere su altri siti che poi vi farò vedere gli altri acquisti dove io l'ho comprati. Perché se prendete queste cose da lei, secondo me costano, cioè ho visto la differenza, costano molto di più che sugli altri siti, per cui l'unico consiglio che posso dare sulle creme così di cercare di comprarli su altri siti che costano molto meno se volete risparmiare. Per chi non volesse risparmiare, va, quello è, diciamo,
sono problemi degli altri. Io certe volte anche per risparmiare cerco anche qualche consiglio da quelli che seguo su YouTube, perché grazie a loro mi danno tanti consigli e in più mi dicono dove comprare le cose che praticamente ci sono anche su Carletta Shop, che secondo me costano di meno. Poi non lo so, uno guarda il prezzo, guarda dove comprarli. L'unica cosa che potrei consigliarvi è comprarvi i gioielli. Gioielli, sì, gioielli sono fantastici. Io mi sono trovata bene, l'unica pecca è stato quel problema lì di quelle due cose, però vabbè, vi parlerò nell'altro video, che ce ne sarà un altro video, non so se prima di questo o dopo, vedete l'altro video che parlerò dei suoi gioielli. E basta. Non ho collane, non ho braccialetti perché devo fare il video di quello e poi vi spiegherò il motivo. Per cui seguitemi sul mio canale se siete interessate e ovviamente lasciatemi un commentino qua sotto. Io non so adesso quanti minuti è durata la registrazione perché non riesco a vederla. Per cui chiudo questo video perché è già anche troppo. Solo per queste due cose ho fatto un video lungo non so quanto, per cui scusatemi perché sono sempre fatta così, parlo troppo. Ok, niente, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace, un commentino qua sotto se avete anche voi acquistato da Carlita o se avete comprato i suoi anelli, fatemi sapere cosa ne pensate. E in più se volete darmi qualche consiglio di dove acquistare, diciamo, tutti questi prodotti, perché io ho trovato un sito sempre dove acquistare i prodotti che vende lei, però non lo so, sono un po', diciamo, incerta, anche se credo che l'avrò acquistato, però fatemi sapere sotto. Detto questo, io vi saluto perché sto morendo di caldo, spero che dalla telecamera non si vede che oh mamma, che sto colando, spero di no. E niente, questa volta è l'ultima volta che registrerò quando ci sono 40 gradi. Che bello. Ok, dai, ci vediamo al prossimo video. Seguitemi anche su Instagram che lì metto le foto sia di Carlita, di tutti gli acquisti che ho fatto di Carlita. E per essere aggiornati prima di YouTube, per cui seguitemi su Instagram che ve lo lascio qua e sotto nel video. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!